Fratelliera Azzurra, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buongiorno a tutti, un saluto a tutti iscritti al canale. È il giorno del football, è il giorno del football, si riparte dal mister in macchina senza bottiglietta, perché insomma, bottiglietta è quando ci si inghezza, ci si sfoga, e non c'ho voglia oggi di sfogarmi, anche perché c'è la partita Inter-Cremonese, è il giorno del football, ritorniamo alle vecchie abitudini, quindi al video prepartita dalla macchina al mattino, ma soprattutto le live reaction serali, visto che stasera comunque non sarò allo stadio, ma quando potrò ci sarò e vi avviserò sempre per tempo quando andrò a San Siro al nostro Meazza. Detto questo, prima di parlare un attimino di Inter Cremonese, ragazzi, domani quindi mercoledì 31 ore 21:30, se andate adesso c'è già la live della Curva Nord, una live pre-derby per compattare e caricare il popolo nero-azzurro, visto che è Milan-Inter e quindi saranno 8.000 cuori nero-azzurri in curva, ma deve essere tutto il mondo nero-blu a sostenere, ragazzi, anche dal divano, anche dai pub, anche dai bar, anche dalla macchina, anche con la radiolina, come cazzo volete voi, col telefonino, ma il derby è il derby. Detto questo, si ricomincia la tarantella di cercare un posteggio, però porca puttana, magari il 30 di agosto, vabbè dai, esci, dai, magari il 30 di agosto, dai, esci lo zio, dai, magari il 30 di agosto c'è un po' più di posto, c'è anche la rima, niente, vediamo se siamo fortunelli. E quindi ragazzi, mi raccomando, domani sera tutti presenti sul canale Curva Nord, qui ci sarebbe un boss, ma cazzo, è in colonia, tutti sul canale Curva Nord per una bella live dove ci saranno Renato e Andrea e si parlerà della nostra Inter, del momento, insomma un po' di tante cose. Detto questo, Inter Cremonese senza Lukaku, notizie non belle assolutamente, perché si dice che potrebbe ritornare dopo la sosta, quindi salta diverse partite e ti ritrovi come l'anno scorso fondamentalmente con lo stesso attacco tranne Sanchez. Quindi Inter Cremonese passi, il derby, insomma, non avere Lukaku gira i coglioni. Voi direte, abbiamo detto sì, che l'anno scorso non avevamo, e comunque sì, però insomma è quell'arma in più che tu hai voluto, avevi un derby subito le prime giornate e non lo puoi utilizzare. Quindi rivedremo la coppia Gecone Lautaro con Correa pronto ad entrare. Poi, per quanto riguarda la questione Acerbi, avevo fatto un video l'altro ieri dove dicevo, ma è ufficiale? Non è ancora ufficiale, quindi vedremo. Sembrerebbe che Zanga abbia bloccato tutto, non ho capito il perché sinceramente, e quindi adesso vedremo se si prende. Eccolo qua un posto che si sta liberando, vai, esci, metto le quattro frecce, vai bello, vai, ce la puoi farcela, intanto faccio passare la motoranza. Era un mese che non guidavo in città, perché lì, sempre con la bicicletta, bello al mare. Allora, dicevamo, quindi, ma che bello, questo mi rimane anche ombrato. Tac! Quindi, formazione, chi metterà il mister stasera? Metterà Onana tra i pali? Partirà Gosens titolare? Insomma, questi giocatori vorrei vedere un po' anche Aslani. Mkhitaryan dovrebbe essere rientrato dall'infortunio, credo, quindi il problema secondo me rimane in attacco, perché adesso ti ritrovi a dover spremere Gecone come hai fatto l'anno scorso, insomma è una bella rottura di coglioni questa qui. È un Lukaku che ovviamente tanti dicono no, ma perché è normale, sovrappeso, ma cazzo, ma l'anno scorso Lukaku non ha giocato, sentivo anche ieri in TV, perché adesso ho ricominciato a vedere anche un po' di TV, sentivo ieri, ma no, ma non è Lukaku di 2 anni fa con Conte, ma grazie al cazzo che non è quello di 2 anni fa, prima di tutto è un anno al Chelsea che non ha giocato, è ritornato qui, deve ritrovare la condizione fisica, ha avuto anche un infortunio col Belgio, è un nuovo mister, sono nuove cose, grazie al cazzo che non è lo stesso, ma per quel poco che si è visto nelle prime uscite, insomma, qualcosina c'è o no? No,
senti in TV, non è più quello di 2 anni fa, ma dai, figa, veramente che menti. Quindi, vediamo, oggi è il 30, 30, 31, ancora 2 giorni di calciomercato e finalmente si chiude sta tarantella, è durato 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non finisce mai sto minchia di calciomercato e ci si concentra in toto sul campionato, anche perché poi ci sarà questa minchia di sosta di 52 giorni per il mondiale, quindi è importante fare i punti adesso, è importantissimo macinare punti, perché è un campionato non anomalo di più con una sosta del genere in quel periodo lì della stagione. Quindi Inter Cremonese, cazzuti, sangue agli occhi, metterla subito come si deve mettere, insomma, senza stancarsi, cercare di stancarsi meno possibile mentalmente e fisicamente, perché sabato 3 settembre, vaffanculo, il giorno del mio anniversario, non potevano tenere il 4 settembre, gli mortacci loro, il derby, c'è il derby della Madunina, quindi testa stasera, testa al derby, ragazzi, che ve lo dico a fare, qua su sto canale chi mi conosce lo sa, il disfattismo che ho visto, dove non si arriva neanche in Champions, dove Inzaghi out, dove Zang vaffanculo, qua non esiste. Qua si sostiene, si fanno critiche costruttive, come si è fatto per il mister, incazzato, ma critica costruttiva senza sfanculare nessuno. Perché le critiche ci stanno e ci devono stare, ovviamente, quando servono. Va bene? Condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre Forza Inter. Ci aggiorniamo stasera per il video post partita e poi domani vi cuccherete live reaction. E mi raccomando, la live della Curva Nord, c'è già la live, mettete il promemoria. Ciao!